La 57esima edizione del Premio Napoli è partita dall'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, la celebre specola fondata da Gioacchino Murat nel 1812, dove il presidente Silvio Perrella ha illustrato il programma delle iniziative in un pomeriggio dedicato alla musica e all'osservazione del cielo, oltre che naturalmente alla lettura. Dobbiamo cominciare a ragionare per il futuro, no? Il futuro della Fondazione Premio Napoli, e quindi anche fare dei gesti che sono ancora più conseguenti di quelli che abbiamo fatto fino adesso. Per esempio, una cosa che avevamo pensato insieme, no? Molti di voi hanno ricevuto i libri del Premio Napoli, alcuni di questi libri donateli alle biblioteche. Una giuria tecnica ha selezionato in primavera le due terne di finalisti per le sezioni di letteratura italiana e di letterature straniere. Dal 5 ottobre al 5 novembre è al lavoro la giuria dei lettori, che conta ormai più di 2.000 volontari in Italia e all'estero, per stabilire le due opere vincitrici. Le cose belle di questa città devono essere valorizzate il più possibile. Il premio non è soltanto un evento che dura un tempo dell'anno, ovviamente questo mese è più particolare del resto dell'anno, però è un'attività che loro svolgono anche durante l'anno e che deve essere consolidata, fortificata, affinché si possa lavorare per la letteratura, per la diffusione della cultura il più possibile. Quest'anno il premio ha scelto come luoghi di riferimento la zona dei Miracoli e le aree attigue dei Vergini, dei Cristallini, del Moiariello e di Miradois. I libri finalisti e il calendario degli eventi su www.premionapoli.it.